Abbiamo una puntata densissima e come sempre chiedo al nostro regista, ad Angelo Careddo, di mandare in onda la scheda di apertura che è stata curata da Roberta Florise e da quella capirete di che cosa discutiamo stasera. Siamo in diretta come sempre. In collaborazione con Sarda Fidi, soluzioni efficaci ai problemi del credito. Altri 11 cadaveri riesumati, ai quali andranno ad aggiungersene 4 il prossimo 14 dicembre. È l'ultimo atto dell'ormai tristemente noto caso Quirra, riesploso nel gennaio di quest'anno a seguito della relazione sullo stato di salute degli allevamenti della zona. Un chiaro eccesso di casi di malformazioni genetiche degli animali nati in quel territorio e di oggi il sequestro dell'ennesimo agnello con gravi malformazioni e un'incidenza molto alta nel decennio 2000-2010 di tumori tra i pastori, ben 10 quelli colpiti da malattia su un totale di 18, sono alcuni dei dati emersi dall'analisi. Come si spiega una tale incidenza di malattie in un così piccolo territorio? È gennaio quando il procuratore della Repubblica di Lanusei, Domenico Fiordalisi, apre un'inchiesta per cercare di fare luce su quelli che lui stesso definisce i misteri dell'Ogliastra. Scattano una serie di provvedimenti. Il sequestro dei terreni attorno al poligono interforze del Salto di Quirra, la riesumazione di cadaveri e una serie di analisi con un solo scopo, cercare la verità. Ma di quale verità si tratta? Si cerca forse una possibile correlazione tra le morti avvenute tra il 1995 e il 2010 e l'inquinamento nella zona del poligono? Perché poi tanti casi di malformazione genetica negli animali, per non parlare di quelli nei bambini? Appena una settimana fa, infatti, un nuovo filone nell'inchiesta, quello legato ai bimbi nati deformi. 5 le testimonianze finora raccolte a Perdas de Fogu che richiamano i drammatici casi di Escalaplano dove negli anni 80 nacquero almeno 13 bambini affetti da gravi malformazioni. Che cosa c'è nel territorio attorno al poligono di Quirra che favorisce l'insorgenza di queste malattie? C'è chi parla di disastro ambientale documentato, l'inquinamento sarebbe legato alle sostanze rilasciate durante le esercitazioni militari effettuate nella più grande base europea. È evidente, afferma la dottoressa Gatti, consulente della Commissione parlamentare sull'uranio, nonché consulente nell'inchiesta aperta dalla Procura di Lanusei, che alcune attività svolte nel territorio possono avere avuto un impatto sull'ambiente e su chi vive in quell'ambiente. Che le analisi legate alle riesumazioni possano stabilire il nesso tra l'inquinamento e le morti? Sarà il professore Sandro Lodi Rezzini, fisico del CERN di Ginevra e direttore del Dipartimento di Chimica e Fisica dell'Università di Brescia, ad effettuare le analisi necessarie per verificare l'eventuale presenza di sostanze radioattive nei corpi appena riesumati. Potrà questa analisi sciogliere ogni dubbio? Le prime risposte in primavera. Intanto il procuratore Fiordalisi ha chiarito che non andrà via fino a quando la verità non verrà a galla. Grazie Roberta per questa intensa scheda di apertura che ci fa entrare subito nel cuore del problema. Le particolari condizioni di salute di alcuni strati di popolazione in una area importante della Sardegna. Di questo andiamo a parlare con gli ospiti di stasera che ringrazio subito da subito per aver accettato di confrontarsi su un tema così delicato. A cominciare dall'assessore regionale della Sanità Simona De Francisci, che ringrazio veramente con tutto il cuore per aver come dire, accettato di partecipare a questa puntata di Arasolè, tra l'altro in un momento di enorme complessa come dire, attività, non soltanto questa, ma veramente su tutti i fronti. Ho poi il piacere di avere qui Priamo Farci, geologo, consulente del procuratore Fiordalisi proprio nelle indagini in corso di cui ha parlato Roberta. Ho poi il piacere di avere con noi Anna Maria Busia, avvocato, consulente del comitato di cittadini Sagiassa, credo che si chiama,
si dica così? Su. Su, su, di Villa Puzzo. Alla mia destra, Mariella, io mi inguaio con le espressioni sarde, Mariella Cao, fondatrice e rappresentante del comitato Gettiamo le Basi. Ho poi il piacere di avere Vincenzo Tiana, presidente regionale di Lega Ambiente, e alla mia destra, per la prima volta nella storia di Arasole, che sono quasi 4 anni, il deputato del PD Amalia Schirru, della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Abbiamo poi nel nostro pubblico, come sempre attento, degli ospiti particolari che ringrazio veramente di averci raggiunto, in particolare la signora Paola Siddi di Villa Puzzu e la signora Elisa Monni di Teulada. Vi ringrazio con tutto il cuore. Ci sono anche altre presenze importanti come quella del dottor Antonello Antonelli, epidemiologo, e Cristian Locci di Villa Puzzu, da sempre al fianco delle persone sofferenti, e tanti altri che poi andremo a conoscere. Io ho un altro ospite veramente importante in collegamento da Modena che vorrei salutare, se ce l'abbiamo già. La professoressa, dottoressa Antonietta Gatti, visiting professor al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, nonché esperto di livello mondiale in materia di nanotecnologie e nanoparticelle. Poi racconteremo un po' più da vicino che cosa ha fatto. C'è la dottoressa Gatti? Pronto? Sono in linea, saluto tutto il popolo sardo. La ringrazio tanto, però le chiedo subito, lei ci vede, ci sta vedendo? Sì, vi sto vedendo. La ringrazio per la pazienza, perché so che ci seguirà per un'ora e mezza e quindi anche con la possibilità di farci capire, se io non la vedo purtroppo, vedremo la sua immagine, se vuole intervenire durante il dibattito. Io le farò ovviamente alcune domande, ma ci possono essere dei momenti in cui lei dice ma io vorrei dire qualcosa in proposito, e attraverso la regia, attraverso Angelo Caredda, ce lo farà sapere, e intanto la ringrazio. Io vorrei, prima ancora di cominciare, diciamo, il confronto, il dibattito vero e proprio, sentire una testimonianza dal vivo. Abbiamo scelto di non fare interviste in esterni in questa puntata, ma di sentire in diretta, dalla viva voce dei protagonisti loro malgrado, che cosa è successo. Signora Paola Siddi, lei ha un coraggio da leone, lo dico subito, perché sta combattendo dal 2004 contro un male temibile, e non ha paura di dirlo, un carcinoma del polmone. Cosa è successo nella sua vita? Chiedo scusa. Funziona? Controllo microfono veloce. Per chi non lo sapesse, noi chiaramente trasmettiamo via satellite, via internet, so che ci stanno seguendo in questo momento anche da Bari, con certezza. E Villa Puzzu è una bella località della costa sud-orientale della Sardegna che rientra in qualche modo nel raggio di azione del poligono Intelforze di Perdas de Fogu, Capo San Lorenzo. Prego. Allora, diciamo che... buonasera innanzitutto. Diciamo che la mia malattia parte dal 2002. Io non sono originaria di Villa Puzzu, bensì ci sto da 18 anni. Sono arrivata sanissima, senza nessun tipo di problema. Dopo questi anni, all'improvviso mi arriva il colpo, un colpo che sinceramente non mi sarei mai aspettata. E vabbè, comunque... mi è arrivato questo tumore al polmone, con linfonodi al mediastino, è una metastasi laterocervicale. Qui inizia la mia, diciamo, lunga passeggiata. Cosa posso dire? Non me l'aspettavo, però nello stesso tempo oggi posso dire che forse è un'esperienza che mi è servita per capire tante cose, scoprire che c'è un paese dove
non solo la mia malattia, forse anche peggio di questa. Io rispetto ad altri mi ritengo anche molto fortunata. Da lì inizia, ho conosciuto l'avvocato Busia. Abbiamo parlato e da lì inizia il nostro percorso assieme. Quindi tra mille domande abbiamo pensato bene di aprire una causa per capire come mai tutto questo succedeva. Le faccio una domanda, perché poi sull'andamento della causa e sullo stato delle cose lo chiederemo all'avvocato Busia. Lei coraggiosamente decise, certo, di combattere contro la malattia con le terapie, quelle consolidate, la chemioterapia per 2 anni, la radioterapia con tante conseguenze anche sul corpo, però in questo momento la malattia non dà segnali, noi ci auguriamo che sia seppellita per sempre. Ma la ragione per cui lei come dire, decise di ingaggiare una battaglia anche personale con un ricorso, con un'azione giudiziaria, fu anche quella di aver constatato che nei dintorni di casa sua, della sua attività, lei fa la parrucchiera a Villa Puzzo, stava succedendo qualcosa di strano. Che cosa succedeva? Ce lo può dire in poche parole? Diciamo che succedeva che arrivava la cliente e diceva: sta male mio marito, oppure sta male mio figlio, sta male mia nipote. E poi intorno a me, sulla via dove io lavoravo, io adesso parlo un attimo del periodo subito dopo che mi sono ammalata io, se prima sentivo un caso di tumore ogni 6 mesi, 2 ogni 6 mesi, dopo che mi sono ammalata io ho cominciato uno appresso all'altro. Il primo caso subito dopo di me è stata proprio la proprietaria del locale dove stavo io, successivamente il figlio. Ci passano pochi mesi, un po' più avanti un'altra cliente e successivamente anche la figlia. Insomma, erano dei casi un po'... Cioè, tutti sulla stessa strada? Sulla stessa strada. Diciamo che terribile. Pensando oggi sulla stessa strada, a distanza di 200 metri massimo, siamo in 10, compresa me. 10-11 casi, sì, casi di malattie di gravi, tumorali, sì. Cancro... Sì. Leucemie con dei decessi? Dunque, nella zona dove lavoro io, ora non ricordo se c'è stato il decesso di qualcuno. 10 però, casi in una strada, sì, lungo, Puzzo non è New York. Lungo tutta la via, se andiamo dal numero 1, dalla via nazionale alla 180, dalla via nazionale, ci sono stati 3 deceduti. 3 deceduti. In un percorso di poche centinaia di metri. Noi siamo in pubblicità, stiamo parlando di una situazione drammatica, di quelle persone che nel breve tempo si sono ritrovate con delle malattie gravissime, mortali, e questo accadeva in quel di Villa Puzzo. Restate con noi.